Buongiorno, siamo alle pulizie mattutine. Guardiamo come Sasha si sta pulendo dentro il suo angolino preferito. E come potete vedere dal colore del tubo, questo angolino preferito non era solo l'angolino preferito di Sasha, non è solo l'angolino preferito di Sasha. Ma era anche l'angolino preferito di tutti i cricetti che ho avuto anche in passato. Infatti, io prima di prendere Sasha ho pulito tutto con acqua e tutto, ma questo tubo nel punto in cui ci stavano e ci sta ora Sasha è rimasto macchiato rispetto al resto. Guardate qua, guardate qua e guardate qua. Poi ho notato che questo lato è rimasto più macchiato a tratti di questo lato. Quindi questo significa che tutti i precetti che ho avuto, sia in passato che oggi, hanno preferito questo lato, forse perché è più basso rispetto a questo lato che è più alto. Ora Sasha si è riaddormentato dopo le pulizie iniziali. Guardatelo lì che carino. Comunque lui è un criceto, o lei è un criceto molto più tranquillo rispetto ad altri criceti che ho avuto. Credo, non ne sono sicura, ma da quello che si legge sull'argomento, credo dipenda dal fatto che Sasha l'ho preso singolarmente, ho preso solo lui un criceto alla volta. E questo secondo me lo ha reso più padrone di sé e del suo ambiente ed è un animale più tranquillo rispetto ad altri. Mentre quando prendevo all'inizio ero un'esperta, agli anni passati ero un'esperta e mi dicevano di prendere la coppia perché se no l'animale avrebbe sofferto. Mentre poi col tempo informandomi ho scoperto che non è così affatto e che questo discorso può andare bene per le cavie o porcellini d'India, ma non per i criceti. Perché poi infatti è stato così. Io in passato ho avuto anche una coppia di cavie e vedevo che le cavie si cercavano tra di loro e non litigavano mai, non hanno mai litigato le cavie, mentre invece i criceti, quando erano maschio e femmina, non litigavano ma facevano cuccioli in continuazione. Comunque erano più nervosi, si vedeva. Erano animali più irrequieti, più diciamo, infatti mi ricordo che mi scappavano dalla gabbia più spesso, nel senso avevano capito che appena io aprivo la porta della gabbia si poteva uscire e quindi si proiettavano appena vedevano che la gabbia era aperta, mentre invece lui non lo fa, praticamente io posso anche aprire la gabbia con lui in giro, lui è bello tranquillo. Ma il più delle volte poi è un animale sonnacchioso che si stiracchia o che si pulisce le zampe, se fai i cavoli suoi praticamente. Mentre invece gli altri dovevano usare molto spesso la ruota per smaltire l'energia in eccesso, quindi questo era un po' segno di, secondo me, di eccessivo nervosismo. Molti direbbero: ah, che bello, allora il criceto è felice perché usa la ruota. Mentre invece da quello che si legge sull'argomento mi sembra di capire che sia in effetti l'esatto contrario, perché il criceto quando ha energia in eccesso magari va sulla ruota per smaltirla, però è nervoso. Mentre invece il mito del criceto che va correndo, cioè il criceto che va correndo se lo fa spesso. Però il correre può essere anche segno di nervosismo. Mentre lui è, ma lo vedete lì, è un patato proprio.
il volto del rilassamento proprio, è tutto appallottolato, tutto bello tranquillo, e passa qui dentro la gran parte delle sue giornate, incredibile. Ormai ha trovato questo suo angolo di paradiso e non lo lascia più. E come vi dicevo, non è comunque l'unico, perché il colore di questo punto del tubo, nonostante sia stato lavato con l'acqua e tutto quanto, prima che io ci mettessi Sasha, lo dimostra, perché appunto è stato talmente usato in passato che ormai è rimasta l'impronta di coloro che hanno preceduto Sasha. Quindi questo, approfitto per parlare di questo perché questo video vuole essere dedicato proprio a questo argomento, che è un falso mito, sia per quanto riguarda la mitica ruota che lui ancora non ha usato, almeno non in mia presenza. E infatti è praticamente intonsa. C'è da dire che io in passato ne ho avute tante ruote perché ho avuto tanti cricetti, quindi questa l'ho comprata verso l'ultimo ed è rimasta praticamente intonsa, mentre magari altre ruote, i cricetti precedenti me l'avevano anche usata. Ma questa ho preso quella che era la più nuova, che insomma si vedeva che era rimasta più nuova, ho preso questa. E la ruota è uno strumento che il criceto utilizza. Però lo utilizzo quando il criceto usa la ruota molto spesso. Non è detto che sia un animale in quel momento felicissimo. Mentre invece quando lo vedete così, dormicchiare dentro il tubo, oppure quando la mattina esce stiracchiandosi, o quando si pulisce le zampe, a quanto pare in quella circostanza lì è un animale felice, avete un animale felice. Bene, io adesso il video lo stacco perché sono già a 7 minuti e 10. Vediamo se appena lui si sveglia e vuole mangiare ne seguiranno altri. Io intanto gli cambio un po' il cibo che gliel'ho messo ieri, ma gli è rimasto perché praticamente secondo me ne ha ancora dentro la casa. Perché l'ultima volta me l'ha svuotata la ciotola in pochi minuti. E se l'è messo tutto dentro la casa. Infatti, se mi seguite su Facebook, ne approfitto anche per pubblicizzare il profilo Facebook che ho creato per Sasha. Cercatemi su Facebook come persona reale sotto il nome di Sasha Winter White. E chiedetemi l'amicizia, insomma, e lì troverete tutti gli aggiornamenti sia del canale YouTube dove pubblicherò questo video e sia anche altri aggiornamenti, diciamo, estemporanei dove non ho avuto il tempo di farci il video, perché per esempio questa cosa della pulizia delle zampe l'ho vista a sorpresa ieri pomeriggio, non ho fatto in tempo a filmarla. Però ne ho scritto nel canale, sul profilo Facebook, insomma. Adesso spero di essere riuscita a captarne almeno un tratto prima che lui si riassopisse o lei. Vedi, si sta ancora muovendo. Però in questo momento non riesco a capire se stia mangiando. No, si sta pulendo. Godiamocelo un altro po'. E poi chiudiamo, casomai se ci sono altre cose belle da vedere, poi faccio un altro video. Spero che si veda, perché va bene, dai, chiudiamo che siamo già a 10 minuti e poi ho problemi a caricarlo il video. Quindi in questo momento vi saluto, vi do appuntamento appunto sul canale YouTube Hamster Sasha, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche e lasciate mi piace sotto i video, commentate e quant'altro e cercatemi anche su Facebook.
come persona reale, ripeto, sotto il nome di, sotto il nome di Sasha Winter White. Probabilmente tutto, arrivederci al prossimo video.